Salve, care amiche e cari amici, come state? Spero bene. Allora, come fanno tutti gli youtubers, prima di tutto, in questo stacco iniziale, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, azionate la campanella per essere aggiornati sulle novità che tratterò siano più frequenti da adesso in poi. Perché ho rallentato un po' la produzione dei miei video. Commentate questo video, condividetelo se potete, affinché anche altri possano commentarlo. E poi commentate altri miei video per sapere cosa ne pensate. Allora, via con il tema del giorno. Un altro video sulla meditazione e sulla sua importanza nella nostra psiche, nella nostra mente, nel nostro organismo, nella nostra vita quotidiana. La meditazione, una pratica molto importante nella vita di tutti i giorni. Come definirla? Una pausa cosciente nella nostra esistenza. Una pausa che ci toglie dall'inconscienza dei sogni e delle false aspettative, una pausa che ci rilassa, ma che non ci rende incoscienti, inconsapevoli. Rafforza il nostro intelletto, rafforza la nostra immaginazione, ci aiuta a trascendere le limitazioni di questo mondo. Ci aiuta a trascendere il nostro ego e le limitazioni autoimposte, le nostre stesse limitazioni, le limitazioni che ci impone la società, che ci imponiamo noi stessi, che ci impone la nostra epoca, l'istruzione, l'educazione, la società. La meditazione ti permette di trascendere, di andare oltre, di trovare nuove mete, di elaborare quanto acquisito, perché si può leggere tanto, ma se non si pondera, se non si riflette, se non si medita su quanto si è letto, non servirà a nulla. Ed ecco che la meditazione sempre si incentra su delle pratiche basiche: concentrarsi sul respiro, concentrarsi sul movimento della respirazione dentro e fuori dall'organismo. Inspirare ed espirare. È una cosa ciclica. Inspirare ed espirare. E più lo fai lento, più lo fai in modo regolare, e più arrivi a percepire che c'è un intervallo tra la espirazione e l'inspirazione. Ma quando arriverai più a fondo, sarai più lento nell'inspirare e nel respirare, ti accorgerai che sempre ti sfuggerà quell'intervallo, quel periodo di intervallo tra l'inspirazione e l'espirazione. Quando arriverai a essere cosciente di quell'intervallo tra l'inspirazione e l'espirazione, avrai raggiunto la piena consapevolezza del tuo essere, nella tua fisicità integrata alla tua coscienza, perché non esiste nessuna barriera tra la mente ed il corpo. Sono costruzioni immaginarie. Se ci pungesse una zanzara sul dito, la coscienza della puntura, dov'è? Nella nostra mente? Sulla superficie del nostro dito? Nel nervo che separa il luogo della puntura dal nostro cervello? O in tutte queste cose? Quindi la coscienza sta dentro e fuori il nostro corpo. Io vedo un oggetto sensibile, percepibile con i sensi, la mia coscienza sta dove l'occhio va,
Eppure l'oggetto è elaborato dalla mia mente. Quindi viviamo in contatto con la realtà. La nostra coscienza sta nella realtà, ma in realtà non facciamo che introvertire il mondo esterno ed estrovertire la nostra coscienza, la nostra interpretazione del mondo sugli oggetti stessi. Meditare e prendere una pausa e essere coscienti di tutto questo. Non mi stancherò di dirvelo. La meditazione è estremamente importante. Ho fatto altri video e continuerò a fare dei video sulla meditazione. Le tecniche sul respiro sono molto importanti. Si possono fare anche assieme a altre tecniche, oppure si possono seguire altre tecniche. Per esempio, come potrete vedere qua, c'ho dei mala, come si chiamano in sanscrito, cioè dei rosari. Oggi sembro il mister T della meditazione. Il mala, il rosario, può essere di 21 grani, di 108, dipendendo. Questo ne dovrebbe avere 28, 27. E allora si ripete un mantra prevalentemente corto, ma ci sono anche mantra che durano mezz'ora o un'ora di recitazione. Il più famoso tibetano è Om Mani Padme Hum. Allora, sebbene i mantra abbiano un significato testuale, che non è vero che non hanno senso, e si può recitarli col fine di evocare quel senso nella propria mente, il più delle volte, a fini meditativi, il mantra serve semplicemente per non identificarsi in nulla. Quindi mantra significa il suono che protegge la mente la protegge dalle distrazioni. Allora, per concentrarsi, per non distrarsi, uno deve concentrarsi sull'emissione del mantra, senza fissarsi sul significato che può avere. In questo modo non si sta né introvertiti, né con l'attenzione rivolta all'interno, né con l'attenzione rivolta all'esterno, e socchiudendo gli occhi molte volte, in modo che non ci si perde nel mondo interiore, ma neanche in quello esterno, si recita il mantra, per esempio. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Quando si arriva a questo grano, che qua è trasparente per differenziarlo dagli altri, come anche questi piccolini che in realtà servono a differenziare le diverse serie, no? Allora si dovrebbe fare un giro così per non oltrepassarlo, perché rappresenta lo stupa o monumento sacro di Buddha. Quindi qua ci abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 grani. Qui ci abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, che fanno 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi sono 28 grani. 28. 28 esclusi i tre trasparenti perché sono divisioni, quindi 28 giri. 100, oppure possono essere di 108. Questo è perché nelle differenti scuole buddiste si devono fare un determinato numero di mantra, per cui già uno può portare il conto di quanti ne ha fatti, fare il calcolo. Se
Se questo ne ha 28, ne hai fatti 10, sono 280. Magari ne dovevi fare 2800, lo devi fare 100 volte. Se tu c'hai uno di 108, dovevi fare 280. Grosso modo ti sai orientare. Se lo fai 2 volte, è 216. Però io non recito così il mantra con il rosario, perché io semplicemente lo recito una un'altra volta finché non mi stanco. In questo modo uno dice: ma perché contare? Appunto, beh, il gesto ti tiene occupato, il mantra non distrae la mente, e poi perché contare senza tenere computo di quanti mala o rosari ha fatto ti porta fuori dal tempo e dallo spazio, quindi non ti fa concentrare sul passare del tempo, ma anzi evadi dal tempo. Quindi la tua mente si concentra ancora di più, perché non si deve sforzare di tenere in considerazione quante volte hai fatto il mantra, perché altrimenti sarebbe come il contare del tempo. Stai calcolando in base alla recitazione di ogni mantra quanto tempo è passato. Invece io continuo a sgranare il rosario, faccio diversi giri, ma non tengo conto di quanti giri ho fatto. Con questo azzurro qua c'è la maniera di contare ogni giro. Conti le unità e poi le decine, e nel laccio centrale poi non puoi contare niente. No, è solo lo stupa. E poi quello delle decine diventa quello delle centinaia, quello delle dell'unità diventa quello delle decine, quello delle centinaia diventa quello delle migliaia. Ci sono dei rosari che hanno più di 2 lacci con le palline, in questo caso sono delle piastrine, non so se si vede, no? Ci sono dei rosari che ne hanno anche 5 di queste appendici. Vedete il rosario? Che ne hanno 5, quindi potrebbero contare milioni di giri. Ma io non è che devo fare qualche voto e contare il rosario milioni di volte. E quindi io no, conto, ma non, cioè, recito i mantra semplicemente per concentrare l'attenzione, non distrarre la mente, ma poi non tengo il conto di quante volte ho recitato un mantra. Ultimamente, per quanto concerne fare video, batto un po' con la fiacca, perché veramente questa mattina faccio non faccio un video, faccio non faccio un video. Infatti ne ho fatti tantissimi nel 2014, 15, 2016, però quest'anno ha iniziato un po' col piede storto, perché non ne ho fatti molti di video, devo ammetterlo. Anche mi sconforta un po' il fatto che non ho quest'anno molte visuals come negli anni precedenti. Però poi ho deciso: no, c'è questo tema che mi appassiona, e se voi potrete trovare, ecco qua, dei libri di Osho Rainish, scusate l'inquadratura, tengo in mano il cellulare Nokia Asha 302 perché mi si è rotta la firmatrice, Everio, è vero? E poi non voglio consumare il cellulare facendo delle dirette perché i video vengono pessimi. Non ho una filmatrice anteriore potente, una camera, ce l'ho di 2 megapixel in full HD. Quindi vengono di una risoluzione bassissima. Poi c'è un wifi lento. Allora, sulle tecniche della meditazione, per esempio, c'è questo libro, ho preso uno a caso, uno per non dover cercare, non mi voglio alzare, sono pigro, ultimamente faccio pochi video, vediamo, così dovrebbe non uscire fuori camera. Osho Rainish Tantra, la comprensione suprema. Leggetelo.
Io l'ho comprato che era della Bompiani. Questo è un libro di Reinisch, però Reinisch non scrisse mai nessun libro. Lui faceva delle conferenze, dava dei seminari, e la gente che era presente trascriveva. Mi sembra che qualcuno mettesse un magnetofono, cioè uno di quei vecchi registratori a nastro, però i nastri erano grandi, non erano le cassette da 120 minuti o da 60 minuti che si compravano quando io ero giovane. Proprio le pizze di nastro grandi che duravano ore. Lui parlava, si registrava tutto. E poi naturalmente c'erano molte persone da tutte le parti del mondo che scrivevano quello che interpretavano dei suoi detti. Cambio il braccio, mi fa male. Allora noi ci ritroviamo con queste opere letterarie. Adesso risulta che da come sto seduto il cellulare sta più lontano dal corpo. Quindi viene un'inquadratura molto più bella di prima. E certo, perché sto con la gamba destra avanzata, quindi ho il lato destro più sporto sulla sedia, mi devo mettere un po' a tre quarti così io dicevo, ma come faccio a tenere il cellulare lontano dal corpo? Ecco, basta che mi metto a tre quarti resta di stucco, è un barbatrucco. Non rubiamo più secondi al video con queste cose invece qua. Allora, tutti quelli che assistevano, che magari non so, erano autorizzati, trascrivevano i discorsi di Reinisch, non so se dalla registrazione o quando lui parlava. Poi, se cercate in YouTube, se proprio non volete comprare dei libri come questo della Bompiani, che mi è costato 12.000 lire, credo negli anni 90, 6 euro di adesso. Grosso modo, o 5 euro e qualcosa, potrete cercare in internet, a parte nel mio canale che qualcosa modestamente ho detto di Reinisch, qualcosa, però potete trovare il video di Reinisch dove lui dice molto di più di quanto io dico su Reinisch. Logicamente chi parla meglio di Reinisch su Reinisch, allora vi consiglio di cercare i video di Reinisch perché danno una lettura molto interessante sulla meditazione, su molte questioni che a me interessano e che interesseranno a tutti voi se state guardando questo video. Allora, come dire, chiacchierando, io che non volevo fare un video, ho finito col fare circa 30 minuti o 20 minuti in 7-8 clip che adesso dovrò editare nel computer, forse mi porterà via un'ora o due, ma non ho voluto fare la live perché mi sono preso uno spavento quando giorni fa ho visto dopo tanto tempo un mio video nello Smart TV e ho visto che cavolo di risoluzione ci abbia una live fatto con il mio cellulare Motorola Moto X seconda generazione, che a volte è caricato in 740, a volte in meno tempo se dura molto, che va a scatti, che non si ascolta l'audio, che si ascolta l'audio ma l'immagine si blocca e che poi viene sgranato come videogioco dell'Atari o dell'Intellivision, che non so se voi millennials conoscete, ma cercate in internet video che vi facciano vedere i giochi dell'Atari e dell'Intellivision. Erano dei disegnini. Allora l'immagine è molto appiattita delle live, soprattutto col mio cellulare. Invece io caricherò questo video in Premiere, che è una funzione che per me è nuova e che dà il vantaggio che una volta che inizia la Premiere tu puoi chattare con chi ti segue o con chi si collega a quella Premiere. Quindi, se il video dura 30 minuti, ci saranno 30 minuti che non sono live, ma è un po' come se fosse una diretta indifferita. Non so se voi vi ricordate, se avete una certa età, come Hortus Biologicus, e come un altro amico che mi segue, che non mi ricordo come si chiama, sì,
perché avrete più o meno l'età mia. Mi sono scordato, bisogna mettersi tre quarti per uscire. E che nella Rai una volta e anche nella Fininvest, che non aveva il permesso e le attrezzature per fare, no, non la Fininvest, la Mediaset non aveva l'autorizzazione né le attrezzature per fare la diretta, trasmettevano in differita e dicevano che era una diretta, però mettevano fra parentesi in differita, cioè è come dire che io finisco di fare questo video adesso, lo riesco magari ad editare in 10 minuti, lo carico e lo metto Premiere. In pratica il pubblico lo inizia a vedere 10 o 20 minuti dopo che è stato finito. Quindi non è proprio un video in diretta, ma non si può dire che è un filmato già vecchio. Cioè, una volta le televisioni riuscivano a trasmettere in differita qualche minuto dopo, non decina di minuti dopo. Quindi, per dire, iniziava la partita di calcio e loro filmavano decine di minuti, blocchi di decine di minuti. Allora portavano in redazione quei 10 minuti e li iniziavano a trasmettere appena 10 minuti dopo. E poi la gente non se ne accorgeva, ma i successivi 10 minuti erano già stati registrati 10 minuti prima. In questo modo sembrava una diretta. Ma in realtà dicevano che c'erano difficoltà tecniche a trasmettere in quel preciso momento la diretta. C'era una differita di qualche minuto, appunto, non era una diretta, era una differita. Oggi in YouTube si chiama Premiere, cioè non arrivi a fare la diretta proprio dal vivo nel momento stesso in cui registri, ma a volte puoi registrare la mattina, come nel mio caso, e poi editare il pomeriggio e la sera starà in onda. Chi guarda la Premiere crede che è una diretta. Adesso io che mi sto filmando da 30 minuti che credo che ho le braccia paralizzate. Questo perché il vostro Sant'Enchan non si può comprare un tripode con una filmatrice nuova. Oggigiorno, forte dell'esperienza, più che una filmatrice che gli si rompe lo sportello, lo schermo, prenderei una macchina fotografica, perché non serve avere una filmatrice come la mia che c'ha 16 gigabyte quando devi fare dei filmati di non più di mezz'ora, perché poi spendere tanto in memoria, immagazzini nel computer, nei pendrive. Oggigiorno prenderei una camera fotografica che puoi anche fare video di mezz'ora, di un'ora, e quello è tutto. Avere 23 ore e 50 minuti, 23 ore e 59 minuti e oltre di registrazione non serve a niente. Capito? È meglio un dispositivo più potente sotto altri aspetti e che non registri 24, 28, 30 ore. 3 giorni in full HD o in 4K, che te ne fai di avere, che poi è difficile navigare nello schermo della filmatrice e vedere tutti i video, ti si fa pesante. Allora, quando potrò mi comprerò una macchina fotografica, una camera fotografica digitale, e anche se potrò fare 2 ore di video in full HD, però mi sarà più, perché in YouTube non è che carico video di 8 ore. Allora con questo vi lascio. Purtroppo anche questa volta ho parlato di meditazione. Beh, in qualche mio video sono stato più preciso nel passato, ma questa volta mi sono dilungato su termini generici. Ma mi raccomando, il prossimo video che farò sulla meditazione parlerò di temi particolari, perché voglio scendere nei dettagli. Vi ringrazio di avermi seguito, commentate questo video, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per avere le novità e soprattutto invitate i vostri amici, conoscenti e familiari a commentare questo video e a condividerlo. Aiuterete molto questo canale.
Vi ringrazio, il vostro Sant'Enchan, e alla prossima. E mi raccomando, come consigliava Renzo Arbore, meditare, gente, meditare. Anzi, lui diceva meditate, gente, meditate. Quindi anche il vostro Sant'Enchan vi dice meditate, gente, meditate. Ciao. E con questo è tutto, alla prossima. Statevi bene. Che la salute è tutto.